lì in Danimarca, nell'arcipelago danese, che fa pensare in effetti all'isola lunga d'Ulichio. Andiamo a dare un'occhiata, e questo che troviamo nel sud Danimarca, l'arcipelago del sud Fionia, cosiddetto sud Finn in Danimarca, è l'unico arcipelago al mondo che corrisponde a tutte le indicazioni geografiche che dà Omero, cioè non ce ne sono altri. Se invece di seguire il filo di Arianna che ci ha dato Plutarco quando ci ha indicato la posizione di Ogigia, me lo fossi sognato la notte, diciamo che comunque era un segno che c'era qualcosa di curioso, perché questo arcipelago conformato in questa maniera è l'unico al mondo che corrisponde alle indicazioni che ci dà Omero. A est di questo arcipelago e non a sud come sarebbe secondo le indicazioni del mare Egeo, invece da est, come dice Omero, perché Telemaco va nel Peloponneso seguendo il vento di Zefiro, il vento dell'ovest, troviamo la più grande isola del Baltico, Peloponnesos, l'isola di Pelope. Invece il Peloponneso greco adonta nel nome, non è nemmeno un'isola, è un'isola pianeggiante. E poi, ma questo poi sta scritto nel libro perché qui non ve lo posso dire, si possono collocare facilmente i regni Achei, i regni di Agamennone, Menelao, Nestore, eccetera, in questa isola pianeggiante, cosa che invece ha una serie di contraddizioni se andiamo a collocare nel mondo greco. Allora che cos'è che potrebbe aver creato questa strana corrispondenza tra questo strano Peloponneso omerico che corrisponde a Shetland e il noto Peloponneso montuoso che sta nell'Egeo? La posizione. Entrambi si trovano nel sud-ovest dei rispettivi bacini. Il bacino del Baltico somiglia al bacino dell'Egeo. I migranti in genere portano con sé i nomi dei loro luoghi di provenienza, ne sappiamo qualcosa con quello che hanno fatto gli inglesi in America del Nord, gli spagnoli in America del Sud, o i veneti nelle paludi pontine molto, molto meno tempo fa. E però in questo caso un popolo di migratori, naviganti, che trova un bacino simile a quello di provenienza, potrebbe aver collocato i luoghi corrispondenti nei limiti del possibile nei posti corrispondenti, seguendo i punti cardinali, naturalmente non potendo però salvare la morfologia, perché il buon Dio quella gli aveva dato e quella rimane. Per cui il pianeggiante Peloponneso omerico, che corrisponde a Shetland, l'isola di Copenaghen, è diventato il montuoso Peloponneso greco, che non è nemmeno un'isola, ma che si trova in posizione corrispondente nel bacino dell'Egeo. Così pure, se andiamo a vedere non più la posizione dell'Itaca Ionia rispetto alle altre isole, ma la sua topografia, non ha niente a che vedere con la topografia descritta da Omero nei 14 libri che l'Odissea dedica ad Itaca. Invece l'isola più occidentale di quell'arcipelago del sud Fionia, che ripeto era l'unico al mondo che corrispondesse al mondo indicato da Omero, corrisponde tutto. Perciò riusciamo a collocare la prima punta d'Itaca, come la chiama Omero, la zona della capanna di Omero vicino alla pietra del corvo, come dice Omero, la pietra del corvo di Omero ve la farò vedere tra poco, il porto di Forchis con le due punte che sta dall'altra parte dell'isola, eccetera, eccetera. Io me la sono girata tutta in bicicletta, se a qualcuno può interessare, diciamo, in maniera più dettagliata, appunto nel libro c'è scritto tutto. Ecco, c'è un dolmen del Neolitico nella parte occidentale dell'isola di Lio che corrisponde esattamente alla posizione della pietra del corvo vicino alla capanna del porcare Omeo di cui parla Omero. L'Itaca omerica, come dice Omero, anche questo sembra strano, Omero chiama Itaca Ctamalè, che vuol dire bassa, ma anche Trecheia, che vuol dire aspra. Beh, esattamente quest'isola danese è fatta così, perché è bassa perché non ha delle alture molto significative. Nel contempo è, come si dice a Roma, sbruzzolosa, corrisponde esattamente, per chi si è girata in bicicletta come me e non è né Coppi né Charlie Gould, diciamo a Bamontes il famoso, chiaramente si può capire che fatica è stata. Itaca sempre la bagna la pioggia e guazza abbondante, dice Omero, cosa un po' curiosa per un'isola greca, molto meno per un'isola danese. A Itaca fa freddo, non c'è mai il sole, siamo nella stagione della navigazione, ma Ulisse si lamenta sempre del freddo, e anche qui c'è tutta una vasta, come dire, casistica di episodi nell'Odissea che parlano di questo clima aspro malgrado la stagione della navigazione. E infine c'è una cosa che gli amici fisici e matematici potrà interessare. Secondo l'Odissea, da Dulichio arrivano 52 pretendenti alla mano di Penelope contro i 24 di Same e 20 da Zacinto. Ne potremmo dedurre a spanne che Same con 24 pretendenti forse era un po' più grande di Zacinto, che ne aveva 20, mentre Dulichio con 52 pretendenti forse era più grande di Same e Zacinto insieme.
Beh, ho preso le superfici delle tre isole vicine a Itaca Lio. Allora, Langeland Dulichio 185 km quadrati, Ero Same 88, Tasinghe Zacinto 70, la proporzione 185, 88, 70 è mostruosamente vicina al 52, 24, 20. Voi mi direte, ma che è sto gioco, questa alchimia? Diciamo che così, si può spiegare così, il mondo di Omero è quel mondo di quelle tre isole, è un mondo molto uniforme, molto pianeggiante. Tuttora la densità di popolazione è uniforme. All'epoca doveva essere diversa, ma era uniforme anche allora probabilmente. E poiché i pretendenti erano i rampolli scapoli della top class di allora, che doveva essere una percentuale fissa del totale della popolazione, si spiega questa incredibile, straordinaria concomitanza del numero dei pretendenti delle tre isole con le sue rispettive superfici. Erano proprietari terrieri probabilmente. Evidentemente, ma è chiaro, avevano più o meno dei lotti più o meno simili probabilmente. D'altra parte anche lo stesso Tacito, contemporaneo di Plutarco, anche lui dice che Ulisse aveva visitato nei suoi viaggi l'oceano del nord e aveva visitato le terre della Germania, cioè del nord Europa. E a questo punto la mia idea, come mai l'idea dell'Ulisse nordico, Plutarco e Tacito insieme, nasce in epoca romana nel primo secolo d.C.? Probabilmente perché i romani avevano appena conquistato il mondo celtico, avevano conquistato la Gallia, avevano messo le zampe sull'Inghilterra meridionale con Cesare, ma il suocero di Tacito, che scrive la cosa che abbiamo visto prima, fu il primo proconsole della Britannia, e fece anche fare alla flotta romana tutto un viaggio di perlustrazione tutto attorno a quelle coste. Perciò probabilmente la tradizione orale dei druidi si era tramandata queste antichissime storie, è l'unica spiegazione. La stessa Calipso, la quale promette a Ulisse di farlo immortale e senza vecchiaia per sempre, la stessa frase è quella delle dee celtiche che nelle isole dell'estremo occidente accolgono i naufraghi provenienti dall'Irlanda e promettono anche loro di farli immortali e senza vecchiaia. Ulisse a sua volta noi pensiamo che sia moro e perché è furbacchione, imbroglione, eccetera, eccetera, invece è biondo. E chi conosce gli antenati degli attuali svedesi sa che i vichinghi erano fior di marpioni ed erano bugiardi matricolati, ecco, per cui praticamente i biondi Danai a questo punto, con quel nome dei Danai, nome omerico che ricorda tanto i danesi, forse lo possiamo rileggere in un'altra ottica. D'altra parte, come sottolineato dal professor Cerreti nel bollettino della Società Geografica Italiana, che ha fatto un positivo commento al mio libro, l'ambientazione mediterranea dei poemi omerici è sempre stata considerata l'unica possibile, ma in realtà è soltanto una tradizione, non è mai stata supportata da nessuna cosa scientifica e per di più è sempre dato adito a immense contraddizioni. Per questo lui si è schierato praticamente dalla mia parte, nel senso di dire che va fatta la verifica per controllare che in effetti sia così. Il dio Apollo, ad esempio, uno dei più importanti dei della Grecia, è molto legato al mondo iperboreo, il mondo dell'estremo nord, ma qui purtroppo non mi posso soffermare perché ci sono cose più importanti. D'altronde, la civiltà micenea, la prima grande civiltà in terra greca, di cui di recente è stata scoperta e stata decrittata la lingua, il cosiddetto lineare B delle tavolette, era una lingua greca, arrivano attorno al 1600 a.C. in Grecia e venivano con ogni probabilità dal nord, e qui si chiude il circolo. Probabilmente i micenei furono la popolazione che portò con sé miti e leggende scandinave, cioè della loro patria di origine, e le trapiantarono nel Mediterraneo. Ad esempio il Megaron miceneo, la grande sala dei banchetti, come dice un grande studioso, il Nilsson, è identica alla sala degli antichi re scandinavi. La stessa architettura micenea ricorda il mondo nordico per tanti aspetti, questo lo sottolineano i principali studiosi dell'architettura micenea, del mondo miceneo, e probabilmente anche lo stesso doppio spiovente dei templi greci è l'ultima memoria di un mondo in cui cadeva la neve, mentre invece i templi cretesi ed egiziani hanno il tetto piatto perché lì è diversa la faccenda. La lingua omerica, secondo studi recenti, sarebbe molto più antica di quell'ottavo nono secolo avanti Cristo in cui vengono attribuiti i poemi omerici. Sicuramente c'era stata una tradizione orale molto precedente, la lingua omerica è una cristallizzazione tarda
quando i greci imparano a scrivere attorno all'VIII secolo avanti Cristo, prima si erano tramandati oralmente questi poemi per centinaia di anni, probabilmente dall'epoca della loro discesa nel Mediterraneo. D'altra parte, tra Achei e Vichinghi c'è un'analogia straordinaria. Pensate per esempio a un passo dell'Iliade in una battaglia, il 18° libro dell'Iliade.